I nuovi tronisti non riescono a tenere il ritmo di Luigi Mastroianni e sicuramente non tengono quello dei senior del trono over di Uomini e Donne. Il programma sicuramente non perde il suo smalto ed edizione dopo edizione si conferma leader nella sua fascia oraria superando di quasi 10 punti il competitor diretto di Rai 1, Il Paradiso delle Signore, che comunque si difende molto bene, e anche ieri ha fatto lo stesso. A differenza dell'ottimo 23-24% di share del trono over, però, i giovani perdono sempre un po' di punti e l'arrivo dei nuovi tronisti non ha migliorato la situazione. Se a questo sommiamo il fatto che ieri pomeriggio erano ospiti Luigi Mastroianni e la sua Irene, il calo di ascolti è ancora più importante. In particolare, la puntata di ieri di Uomini e Donne ha fatto compagnia a 2.563.000 spettatori pari al 21,1% di share, quasi 3 punti meno rispetto agli over e alla loro sfilata di mercoledì pomeriggio. Edda Hopper, le corteggiatrici di Andrea sbattono e lei porta, la settimana di Uomini e Donne si conclude con una nuova puntata dedicata al trono classico. Andrea, Angela e Giulia tornano in studio ma si parte proprio da Zelletta che è uscito con Natalia, Muriel e Claudia. È con loro te che il percorso di fa più importante, mentre vanno male le cose con Federica, che all'inizio sembrava essere la sua preferita. E infatti, come svelano le anticipazioni del vicolo Delnus, la ragazza è molto arrabbiata con Andrea per l'essere stata messa in panchina. Lo fa presente in studio a Uomini e Donne ma Andrea conferma che l'interesse nei suoi riguardi è ormai scemato. Questo scatena l'ira della corteggiatrice che, in tutta risposta, lascia la sua postazione e saluta tutti. Andrea non la frena e, anzi, è pronto a vedere le sue esterne. Andrea bacia e perde tutte. Andrea Zelletta è uscito con Claudia, che ha deciso di fargli una sorpresa in albergo. I due guidano insieme, si divertono, poi si abbracciano e parte un lungo bacio. In studio, Muriel quasi non reagisce, mentre Natalia è furiosa. Questo perché in esterna con lei è accaduto quasi la stessa cosa. Andrea e Natalia passeggiano sul lungotevere, si stuzzicano, si abbracciano poi lui la prende e la bacia con passione. I baci, però, non sono solo due ma ben tre. Andrea ha infatti baciato anche Muriel e tutte e tre nello stesso giorno. La visione del lungo bacio con Muriel porta Natalia a lasciare lo studio. Mentre il tronista le corre dietro, le altre due corteggiatrici lasciano lo studio. Andrea, al suo ritorno, è quindi da solo. Diritti d'autore riproduzione riservata.